Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Skyrim Survival. Allora, siamo qua col nostro personaggio, ovvero Conan. Gli ho messo anche il mantello che aiuta, diciamo, la protezione con il, contro il caldo e il freddo, soprattutto il freddo più che il caldo. E siamo arrivati, diciamo, qua a Whiterun, dove appunto dobbiamo andare a parlare con lo Jarl di Whiterun. Io sono andato, diciamo, dopo il gameplay registrato appunto in live, sono andato a ridare l'artiglio del drago. Ci ha dato 400 e passa monete d'oro, quindi in realtà abbiamo anche parecchio oro. Abbiamo 1431 di oro, quindi ragazzi dovremmo poterci già comprare il mitico cavallo di Skyrim, che è già qua, che appunto è diciamo contento di vederci. Per cui vediamo di parlare con questo tizio. Like your carriage. Dove vuoi andare? No, non voglio andare da nessuna. No, io vorrei comprare il cavallo. Non c'è il tizio qua della stalla? Dov'è il tizio? Ah, questo forse che mi vende il cavallo. Sì. Vediamo. Sì. Sì. Sì, ma me fai comprare il cavallo? Ma li mortacci tua. Ma il cavallo non si può comprare, scusate. Boh, magari non si può comprare ancora adesso. Devo fare forse qualche altra missione. Non lo so. Comunque ho messo anche qualche altra mod che diciamo ci serve per impostare anche casa nostra, in teoria. Quindi ci dovrebbe permettere di praticamente inserire il segnalino per la casa. Non so ancora bene come faccio a impostare la meta, perché dovrebbe segnarci comunque quando abbiamo la casa, ce la dovrebbe, diciamo, indicare in mappa. Sì, è vero che io all'effettivo la casa non ce l'ho, ho le chiavi della casa di quella tizia che ci ha prestato casa sua, diciamo così, non è la nostra casa effettiva, quindi credo che la mod funzioni solo nel momento in cui acquistiamo noi effettivamente una casa, quindi andiamo a comprare per l'appunto una casa. Però al momento ancora non c'ho i soldi, però mi sarebbe piaciuto comprare il cavallo, francamente. Comunque adesso andiamo qua. Ecco, perché mi parli in inglese? Non lo so. Allora, porto notizie riguardo i draghi. Ok, sì, ci ha fatto passare, va bene. Non so perché mi parlano in inglese, non ho capito se qualche mod mi ha messo la lingua inglese agli NPC. Adesso vedrò di controllare, perché tra l'altro ho messo anche, sì, appunto, altre mod per un comportamento un po' più realistico degli NPC, in teoria. Ma volevo capire. Sei qui per parlare con una vecchia. No, ok, questa parla. Buona azione della giornata. Questa parla in italiano. Ok, no, era giusto. Era giusto per servono capire. Più spade per i soldati imperiali. Idolof? Tanto grigio o guerrieri nati. Cosa? Hai qualche problema d'udito? No. Ti ho chiesto per quale fazione parteggi. Ah, è nessuna. Tanto grigio o i guerrieri nati. Nessuna, sono neutrale. Sono neutrale, vabbè, ciao. Lunga vita all'impero. Sì, assorta. Vabbè, comunque, direi che andiamo. Allora, ma qua cosa devo fare? Apri, richiede la chiave. Non credo di avere la chiave, no? No, infatti non ho la chiave di questa. Ah, probabilmente questa è la casa. Scusate un attimo. Ah, sì, è questa. Bread's Home. Ah, ok, mi fa vedere le case nelle varie città, quindi, da quello che ho capito. Però non ho ancora, giustamente, la chiave. No, certo, di questa non ce l'ho. Allora, andiamo un attimino a parlare con lo Jarl, che volevo capire cosa ci dice del drago e soprattutto cosa ci fa fare, anche perché, come detto ragazzi, in questa serie survival noi, diciamo, percorriamo una storia, diciamo, parallela, che non è uguale a quella del gioco vanilla. Di conseguenza abbiamo iniziato con un'altra vita, accampati nella foresta, e per caso abbiamo visto questo drago, quindi diciamo che vediamo come si evolve la storia. Poi ovviamente nel frattempo faremo anche altre varie attività, insomma varie ed eventuali. Allora, ok, salvataggio automatico, perfetto che ha salvato. Allora. Oh! Giovanotta, cosa significa questa interruzione? Lo Jarl Balgruf non riceve nessuno.
Ho capito, è incazzare. Porto notizie che riguardo al drago. Questo spiega perché le guardie ti hanno lasciato passare. Appunto, quindi non ti incazzare. Allora, lo Jarl vorrà parlarti di persona. Metti via la spada un attimo, ciccia. Salve Jarl. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Sì. Il drago è l'ultima volta che l'ho visto, era diretto qua. Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. La vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric. Un momento. E che ci stiamo preparando per attaccarla. No, ma si incazzano tutti qua. Sono per malosi. Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Giustamente. Molto svaccato, lo Jarl è proprio lì. Bello comodo. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Bravo, vattene. Sarebbe meglio. Sarebbe meglio, ok. Ben fatto. Grazie. Hai cercato di tua iniziativa. Sì. Hai reso un servizio a Whiterun. Non me ne dimentico. Sgancia i soldi, va, che c'ho bisogno. Come segno della mia corazza imperiale borchiata, no? Aggiungo un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Sarebbe? Avanti, troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Ok. Va bene, di qua. Ok, intanto che mi ha dato? Aspettate un attimo che la corazza imperiale cos'è meglio di quella che ho? Corazza di ferro? Corazza imperiale borchiata? No, fa più schifo in realtà. E, però vale 125, ce la rivendiamo. Tu sei tizio? Mago? Sei venuto a Dragonreach per discutere delle ostilità in corso come tutti gli altri. Loyal ha detto che avevi bisogno d'aiuto per un progetto. Cosa? Che progetto? Pensi di potermi aiutare? Io non credo proprio. Ma come no? Aspetterò lo Jarl. Jarl si trova nel grande salone. È qua. Di certo non è qui, nel laboratorio di Ma è qua, ce l'hai davanti, rincoglionito. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Sì. No, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Che te devo pigliare? In realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Dove devo andare? Subito al sodo, Sì. Niente chiacchiere inutili. No. Mi piace. Esatto. Lasci questi dettagli a chi se ne deve occupare. Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle cascate tristi. Ma non ci sono già andato. Va al tumulo delle cascate tristi. Trova questa tavoletta che sicuramente sarà sepolta nella cripta principale e portamela. Infatti l'ho già presa. Ok. E appunto l'ho presa con la missione di prima. Ok. Allora ci ha già fatto fare anche questa. La pietra del drago del tumulo delle cascate tristi. L'abbiamo già fatta, già meglio. Trovata. Sì. Vedo che non sei della stessa pasta dei bruti che mi procura di solito lo Jarl. No, già fatto tutto. Che ne è della mia ricompensa? Vorrei parlarne con lo Jarl, o forse con Avenici, il suo sovrintendente. Sono sicuro che ti daranno... Ok, va bene, allora andiamo a parlare con lo Jarl, che... Dov'è? Jarl? Zio? Che corri te? Questo mi fa paura. Che è successo? Farengar, devi venire subito. Qui vicino è stato avvistato un drago. È arrivato. Dovresti venire anche tu. Io? È stupendo. Dove è stato visto? Sì, ma io voglio la mia ricompensa. Mortacci vostri. Io avevo recuperato la cosa lì, la tavoletta del tavoletta lì. Sono nel distretto delle nuvole. No, è la prima volta. Dove cavolo è il tizio? Lo Jarl è sparito. Ma sono spariti pure questi. Dove sono andati tutti? Cosa devo fare? Ma dov'è il tizio? Qua sopra? Sì, mio signore. Ok, qua. Mannaggia miseria. Non ora. Ma è non ora. Esatto. Lo abbiamo visto arrivare da sud. Era veloce più di qualsiasi altra cosa abbia mai visto. Sta arrivando il drago, ok. Sta attaccando la torre di osservazione. No, mio signore. Stava volando in cerchio sopra la mia testa quando sono fuggito. Non ho mai corso così velocemente in tutta la mia vita. Sei fatta sotto? Mi avrebbe inseguito. Bel lavoro, figliolo. Ora ci pensiamo noi. Vai alla caserma, mangia e riposati. E lo meriti. Irelet, sarà meglio radunare delle guardie e andare laggiù. Ok. Ho già ordinato ai miei uomini di radunarsi vicino al cancello principale. Bene.
Non del... Pazzo come mi guarda male, è inquietante. Non c'è tempo per i convenevoli. Ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Andate, sì, ma mi devi pagare per quello di prima. Te l'aiuti. Sei sopravvissuto, Algen. Dunque hai più esperienza di chiunque altro qui con i draghi. Non ho dimenticato il servizio che mi hai reso recuperando la pietra del drago per fare. Ecco, bravo, bravo. Come segno della mia gratitudine, ho comunicato ad Avenicci che da oggi hai l'autorizzazione per acquistare proprietà in città. Bella lì. Accetta questo dono proveniente dalla mia regione. Me la potevi anche regalare la proprietà direttamente, però vabbè. Scudo di cuoio di portata minore. Sì, vabbè, ma mi dai delle robe che fanno veramente schifo. Cioè, scudo di cuoio. Vabbè, però ci dà un più 6. Scusa, questo. No, vabbè, però a 17. Sì, blocca il 15% di danno in più con lo scudo. Va bene. Scudo di ferro, però, a 22. Sì, no, mi sa che è meglio questo. Mi sa che c'ha ragione, meglio questo. Posso permettermi di mettervi a rischio entrambi. Va bene, che devo fare? Che ci facciamo? Ci vediamo alla torre di osservazione, non appena il resto degli uomini come si sarà radunato. Va bene, ok, ci becchiamo. Questo drago minaccia le nostre case. Sì, vabbè, tanto voi chiacchierate, io me ne vado, eh. Che cavolo, che cos'è? State a fancomizio qua, oh, arriva un drago, forza, si piglia e si va, no? E che cavolo. Dai, dai, che voglio vedere se mi riesco a comprare il mitico cavallo di Skyrim. Mai comprato il cavallo su Skyrim, ragazzi. Per me, tra l'altro, sarebbe la prima volta. Sarebbe la primissima volta. Allora, dove stava la stalla? Io lo vorrei comprare il cavallo. Boh, non lo so, vabbè, ci guarderò, ragazzi. Al massimo lo compreremo. Quelli sono già partiti. Oh, dove correte, giovani? Boh, qua sì, è bruciato, ma del drago neanche l'ombra. Chi è quel tizio? Ma è vivo o è morto? Andiamo un attimo. No, questo è vivo. Dove, dove? Oh, oh, fammi cagare addosso, Qua c'è roba da fregare? No. Beh, ma io me ne sono nella torre e lascio fare a loro. Completata. Uccidi il drago? Ma come uccidi il drago? Ma io c'ho un livello schifo. Oh, porco. Porca vacca, c'è il drago, ragazzi. C'è il drago per davvero. Che cacchio sta? Dov'è? Sì, vabbè, ma è velocissimo. Come faccio a pigliarlo così? Se poi questo si leva dalle balle, magari... Ok, preso. Non sputare. Porca miseria. Ciao, ma così è troppo veloce. Oh cacchio, oh cacchio. Via, 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 via. Preso. Preso, vabbè, ma è quasi morto ormai. C'è anche il sanguinamento. Preso, morto. Ma era il drago che parlava. Oh, è morto. Indaga sul drago, ma si sta distruggendo. Cerca. Oh, la madonna, quanta roba c'ha. Piglia tutto. Elmo delle guardie di Whiterun. Ah, ok, qua perché mi sa che si è mangiato qualcuno. L'oro. Osso di drago. Vale 500, vale 250. Sta roba qua direi che gliela lascio nel drago, perché tanto non mi serve. Ma che diavolo sta succedendo? Che succede? Usa la sezione urli nel menu magia. Ok, fare porto sullo Yar. Usa il tuo nuovo urlo. Dunque, magia. Cos'è? Grido di battaglia, ma è questo? Porco boia. Mazza che botta. Quello è stato lo scontro più difficoltoso che io abbia mai affrontato. Ne ho affrontati parecchi. Non ci capisco molto di questa storia. Ah, solo una volta al giorno. Drago, ma sono felice di averti dalla nostra parte. Farai meglio a tornare immediatamente a Wild. Non ci posso credere. Tu sai il sangue di drago. Credo. Sangue di drago? Cosa intendi dire? Secondo le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skyrim, il sangue di drago li uccideva e ne rubava il potere. Ah. È quello che hai fatto tu, non è così? Hai assorbito il potere del drago. Bella sta cosa. Non so cosa mi sia successo. Solo modo per scoprire. Prova a urlare. Questo dovrebbe sciogliere ogni dubbio. Secondo le antiche leggende, solo il sangue di drago può usare l'urlo senza addestramento come fanno i draghi. Sangue di drago. Ok. Sì, ma l'ho usato prima. Effettivamente sì. Effettivamente sì. Va bene, dobbiamo tornare intanto dallo Jarl. Allora, che cacchio è? Cos'è?
Che cacchio è? Ma perché è tremato tutto? Che è il terremoto? Ma che è stato il terremoto? Mannaggia. Ah, mo questo qua è seduto. Chissà se mo me lo vende sto. Sì. Ah, adesso me lo vende. Ah, ma li mortacci tua. Vedi sì. Ne ho uno già sellato, se hai il denaro. Penso, 1000 pezzi, ce l'ho, ce l'ho. Quello con la sella. Ah, perfetto. Ho venduto l'ultimo. Sì, sì, no, basta, basta cavalli, ce l'ho già il cavallo. Oh, perfetto. E finalmente, ragazzi, abbiamo il cavallo di Conan. Mamma mia, così sì che siamo. Siamo cazzuti e cattivi. Ok, si muove così con la visuale. Va bene, allora andiamo dallo Jarl. Questa volta ci andiamo a cavallo. Ah, tra l'altro, guardate che figata. Dal pozzo, noi praticamente possiamo, diciamo, bere. E qua a questo punto beviamo, così almeno ci ricarichiamo, diciamo, il valore della sete a gratis. E questa è un'ottima cosa, almeno non sprechiamo neanche risorse. Perfetto. E possiamo anche riempire le nostre borracce. Sei qui finalmente. Allora. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? La torre di guardia è stata distrutta, ma abbiamo ucciso il drago. Sapevo di poter contare su Irelet. Ok. Ma deve esserci dell'altro. Sembra che io sia qualcosa chiamato sangue di drago. Sangue di drago? Cosa ne sai tu del sangue di drago? Una mazza di niente. Quando il drago è morto ho assorbito una sorta di potere da lui. È vero. I barba grigia ti stavano davvero evocando. Chi? Appunto, chi? Maestri della via della voce. Ah. Vivono reclusi sulle alte pendici della gola del mondo. Ah. Cosa vogliono questi barba grigia? Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce. La capacità di concentrare la tua essenza vitale in un tuhum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Ah. Hai sentito la convocazione? Interessante. Cosa potrebbe significare? Ah, era quella sorta di terremoto. Barba grigia. Non hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Whiterun? Sì. Quella era la voce dei Barba Grigia per convocarti a Rodgar Alto. Ah. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber Septim stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmora. Rongar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lui i segni di quello che chiamano sangue di drago. Sciocchezze nord? Brutto ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rongar, non essere così duro con Avenicci. Senza offesa, ovviamente. È solo che... cosa vogliono questi barba grigia da lui? Quelli bella sono domanda. Affari dei barba grigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago, ha risvegliato qualcosa in te e i barba grigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rodgar Alto. Non si può rifiutare una convocazione dei barba grigia. È un immenso onore. Ah. Ti invidio, sai? Scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta sai che gioia! Meno male che c'ho il cavallo, perché sennò... Rodgar Alto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barba Grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rodgar Alto. Impara ciò che i Barba Grigia hanno da insegnare. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, sangue di drago. In virtù del mio potere, quale Jarl, ti nomino Thane di Whiterun. È la più grande onorificenza che posso concedere. Sì, ma la casa no, eh. Segno Livia due soldi no. Personale. Ah. Quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia. Direi di no. È un onore averti come Thane della nostra città, sangue di drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una... Perfetto, quindi... Sì, mio signore. Direi che abbiamo fatto una gran bella cosa. Lidia. Il Jarl mi ha nominato tuo Uscarlo. Ah. È un onore servirti. E qual è il compito di un Uscarlo? Tu giusto sei il mio Thane. E io sono il tuo servizio. Ah. Proteggerò te e tutto ciò che ti appartiene a costo della vita. Però, interessante. Va bene. Quindi, fai strada.
Follow me. Ok, mi segue. Sono per... dietro di te. Ok. Action, gear, combat, magic, pose, info, setting. Ammazza quanta roba, oh! Oh la madonna! Ah no, ma questo credo che sia per la mod, tutta sta roba. Ok, no, questo lasciamo... Ok, no, lascio i comandi normali perché... Ok, quelli credo che siano dovuti anche della mod, perché ho anche appunto la mod anche per reclutare nuove persone, o meglio, qualsiasi NPC in realtà del gioco. Come vi dicevo nel primo gameplay, però, appunto, questa invece mi viene fornita dal gioco vero e proprio, quindi... Che te incazzi? Fai strada, vado io, sta... Che è? Ah, che spavento, un cane. Oddio, mi sembrava una scimmia quasi. E quindi, ok, per cui, vabbè, tutte quelle opzioni lì, poi magari vedrò di guardarmele io con calma, ma non ci spippolo più di tanto, anche perché non vorrei poi che si creassero casini con gli NPC e tutto. No, ma ok, io non vorrei rubarla, cioè non voglio aprire la serratura col grimaldello, vorrei comprare qualche casa, ce ne fosse mai una in vendita, ma... Come detto, non so come comprare casa, al massimo per quello... sono sicuro mi aiuterete voi. Però adesso il problema è che lei non ha il cavallo. E tra l'altro il mio cavallo dove sta? Ah, sta qua fuori, giustamente. Ehi tu. Stiamo cercando una persona a Whiterun. Siamo pronti a pagare bene per qualsiasi informazione. Chi stai cercando? Una donna. Una straniera in queste terre. Una Redguard come noi. È probabile che non usi il suo vero nome. Pagheremo per qualsiasi informazione su dove possiamo trovarla. Noi non siamo i benvenuti qui a Whiterun. Dunque ci troverai a Rorikstead se dovessi scoprire qualcosa. Ah, va bene. Perché stai cercando? Non sono affari che ti riguardano. Giustamente, ma tutto l'aspettavo. Ciò che devi sapere è che siamo disposti a pagare in cambio di informazioni. Se la cosa non ti interessa puoi anche andartene. Stiamo cercando una fuggiasca proveniente da Hammerfell. Una Redguard donna. Ok. Potrebbe nascondersi qui in città. Va bene, vabbè, ti... Può nascondersi in Eterno. Ti farò sapere. Vabbè, se la vediamo in giro te faremo sapere. Va bene ragazzi, allora facciamo così, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Skyrim Survival. Abbiamo sconfitto il nostro primo drago, abbiamo ottenuto diciamo un aiutante appunto di nome Lydia con insomma una marea di opzioni che come detto poi magari vedrò io con calma e quindi insomma stiamo progredendo nella storia e poi ovviamente vedremo tutto quello che succederà. Sono curiosissimo di andare da questi Barba Grigia, che non ho idea. Ah, è questo qua, Rugdar Alto. Questo qua. Quindi bisogna piazzare l'indicatore. C'è un bel po' di strada da fare, devo dire. C'è veramente un bel po' di strada da fare. Ammazza, è proprio in cima alla montagna. Qua sarà un bel viaggio, ragazzi. Qua ce la dobbiamo un attimino studiare con calma. Perché è un casino, nel senso che, come sapete, siamo anche, diciamo, al freddo e al gelo, qua su così in alto. Di conseguenza dovremmo studiarci un attimino un percorso, dobbiamo rifornirci di cibo, dovremo sicuramente dormire, magari prima di partire, e insomma, quindi dovremmo prepararci bene per questo viaggio e vedremo poi cosa hanno da dirci questi tizi. Va bene ragazzi, quindi io direi che posso concludere qua. Mi raccomando, come sempre, ricordo di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e se va, seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!